Discutiamo un attimo l'interfaccia mappa. L'interfaccia mappa fa sempre parte del framework delle collection, ma non deriva da iterable, quindi è su un ramo completamente separato. L'interfaccia capostipite è appunto mappa ed è tutta completamente separata questa seconda parte del framework, perché al posto di trattare elementi singoli, che come avevamo visto prima erano identificati con una E, che sta per element, in un sottolinguaggio che vedremo fra qualche video, gli elementi sono identificati con K,V. K,V sta per key value, sono coppie chiave valore. Quindi le mappe sono contenitori associativi di coppie chiave valore. Data una chiave, ritornano il valore. I vincoli sono che le chiavi devono essere uniche. E sia le chiavi che i valori devono essere oggetti, quindi in chiave non potete mettere ad esempio un int tipo primitivo, ma va messo la sua rappresentazione oggettivizzata integer. Come al solito ci sono due costruttori principali da usare, c'è map che crea c'è un costruttore senza parametri che crea una mappa vuota e poi si può creare una mappa partendo da un'altra mappa e recuperando tutto il contenuto dell'altra mappa. Metodi principali delle mappe sono relativamente pochi, relativamente semplici, ce ne sono altri, ma questi sono di gran lunga i più importanti. Put chiave valore inserisce una coppia chiave valore. Get chiave ritorna il valore corrispondente a questa chiave. Remove chiave rimuove la coppia chiave valore identificata da questa chiave. Possiamo chiedere a una mappa se contiene una certa chiave, se contiene un certo valore, infatti sono metodi booleani. Possiamo chiedere a una mappa di darci il set delle sue chiavi, è un set perché, come vi dicevo prima, le chiavi devono essere uniche, quindi non ci possono essere duplicati. Quindi possiamo chiedere dacci il set delle tue chiavi, possiamo chiederci dacci la collection dei tuoi valori, perché sui valori non c'è il vincolo di unicità, quindi non potrebbe ritornarci un set, perché qui possono esserci duplicati. Un metodo size che ci dice quante coppie chiave valore contiene quella particolare mappa, un metodo che ci dice se la mappa è piena oppure vuota, e un metodo per svuotarla completamente, simile a come si fa sulle liste. Anche in questo caso ci sono tre implementazioni che sono analoghe alle tre implementazioni che abbiamo visto per quanto riguarda i set. Quindi c'è un'implementazione di map basata su hashtable, che è di gran lunga la più veloce, di gran lunga la più utilizzata, allo svantaggio che perde l'ordine di inserimento. C'è una versione che oltre all'hashtable utilizza una lista linkata all'interno, allo scopo di mantenere l'ordine di inserimento, quindi è uguale alla prima, ma mantiene l'ordine di inserimento. E poi c'è una versione basata su albero bilanciato che si chiama TreeMap, che nel dettaglio implementa l'interfaccia SortedMap, che è una figlia di Map, quindi questa interfaccia specializza questa, che è una mappa all'interno della quale i dati possono essere mantenuti, ordinati, secondo un certo criterio. Si usa nella stragrande maggioranza dei casi la prima. Caratteristiche di un hash map, abbiamo detto i get e i set, nel senso set intendo per scrittura. Le operazioni di scrittura e lettura avvengono in tempo costante per come è fatta l'implementazione di HashMap, perché è basata su un hashtable. Questo ovviamente non vale per TreeMap, e TreeMap ha un'altra implementazione interna. Per HashMap vale questa logica del tempo costante. È possibile definire un costruttore, è possibile passare al costruttore la dimensione iniziale della mappa, come abbiamo visto per le ArrayList qualche video fa. Il default è 16, poi la mappa si ingrandisce in base alle esigenze. C'è un altro parametro che possiamo passare a un costruttore, che è il fattore di carico. Abbiamo visto prima che le hashtable possono produrre quelle che vengono chiamate collisioni.
Torniamo alla slide un attimo, anche se è molto prima. Questo è un caso di collisione. Alex e Dirk, implementando la nostra funzione di hashing, che trasforma le lettere in numeri e produce una somma, per entrambi questi casi, questa sarebbe la nostra chiave, il nome della persona, producono lo stesso valore, quindi finiscono nello stesso bucket. Per evitare, o in qualche modo per modulare la quantità di queste collisioni che abbiamo dentro il sistema, possiamo passare a una mappa il livello di carico della nostra mappa raggiunto il quale la mappa aumenta di dimensione. Okay? Il default è quando la mappa è al 75%, ingrandiscila per ridurre le collisioni. Non si usa praticamente mai, a meno che non abbiate esigenze molto precise legate alle performance. Al nostro livello attuale non ci interessa. Vediamo qualche esempio di mappa funzionante. Come si dichiara una mappa, mappa tipo nome del riferimento uguale a nuova implementazione concreta della mappa, quindi hash map, tipo ripetuto. Quindi questa è una mappa che avrà come chiave una stringa e come valore un intero. Cosa si fa su una mappa vuota? Tipicamente si chiama il metodo put. Il metodo put inserisce coppie chiave valore. Quindi qua inserisco Agata con valore 2, Marzia in chiave con valore 3, Agata 4, Nicola 1. E se stampo questa mappa ottengo questo. Questa è la classica toString per le mappe, quindi viene stampato il contenuto, chiave uguale valore. Cosa notiamo? Notiamo che manca un elemento che è la seconda, che è la prima Agata. Perché questa put non crea un elemento nuovo per il fatto che le chiavi devono essere uniche, ma sovrascrive l'elemento con chiave Agata preesistente. Quindi questo è un comportamento da ricordarci. Per chi conosce il Python, le mappe sono l'equivalente dei dizionari in Python, che sono un contenitore associativo dove si entra sul contenitore usando una chiave piuttosto che un indice. Altro esempio, cose che si possono fare con le mappe. Ad esempio, abbiamo sempre la solita nostra mappa stringa intero nella sua versione hash map. Possiamo utilizzare il metodo keySet per farci ritornare la lista delle sue chiavi. E con questo otteniamo la lista delle sue chiavi e poi possiamo scorrere con la sintassi for each, dice scorri tutte le stringhe usando il riferimento key nel contenitore keys, che non è altro che il key set, il set delle chiavi ritornato dalla mappa. Se cerchiamo una particolare chiave, al posto di scorrerle tutte come in questo caso, possiamo anche direttamente chiedere alla mappa se questo è un metodo booleano, se contiene una particolare chiave. Per prelevare il valore associato a una particolare chiave si usa il metodo get. Vedete, scorro tutte le chiavi, stampo la chiave e stampo il valore prelevato dalla mappa usando come via d'accesso la chiave in questo modo. Vediamo qualche esempio concreto. Allora, se andate sul pacchetto degli esercizi, dentro il progetto Collection trovate una serie di package sottostanti. Allora, dentro Internal Implementation, ve l'avevo detto in un video precedente, trovate delle implementazioni custom fatte in casa delle strutture dati principali. Quindi potete vedere ad esempio come è fatta dentro un'array list, come è fatta dentro un hash map, una lista linkata, una coda. E sono implementazioni semplificate a scopo didattico di come può essere fatta dentro una struttura dati di quel tipo. Vi consiglio di guardarle con attenzione. E dentro examples avete esempi d'uso di liste, hash map, set, mappe. E dentro Sorting and Searching avete tutta una serie di esperimenti più o meno complessi sull'utilizzo concreto delle procedure per cercare, ordinare, misurare le performance di queste strutture dati. Andiamo a vederci ad esempio un esempio dell'hash map, quindi hash map examples. Vediamo cosa fa questa classe. Vedete, è una classe molto semplice con un main
che definisce un hashmap di interi e stringhe, intero in chiave, stringa in valore, e non si usa il tipo primitivo, ma si usa il tipo wrapper, il tipo in forma di oggetto, l'hashmap viene inizializzata, e poi si svolgono delle, intanto faccio play così, vengono fatte una serie di operazioni su questa mappa e viene stampato l'output. La prima operazione è inseriamo degli elementi. Quindi viene chiamato il metodo put in cui si inserisce chiave, valore, chiave, valore, chiave, valore, si riempie la mappa. Poi si usa il metodo remove, vedete, per eliminare il metodo associato a chiave 7, quindi eliminiamo la coppia chiave, valore, chiave per chiave 7. Ok. E poi qua viene stampata l'intero contenuto della mappa. Come viene stampato? Viene stampato iterando sul key set, quindi chiedo alla mappa dammi le tue chiavi e poi con un for scorro tutte le chiavi e vado a recuperarmi con il metodo get i suoi elementi. Vediamo cosa succede. Vedete, stampa adding elements. Vuol dire che ha aggiunto un elemento, stampa removing elements e qui abbiamo rimosso l'elemento 7 che effettivamente è Giorgio. Vedete, noi qua stampiamo l'output di questa remove che è il valore associato alla chiave che vogliamo rimuovere. Poi stampiamo il contenuto e il contenuto tutto il resto, quindi viene stampato 2 Nicola, 14 Lo, 14 Loris, 3 Luca. Vedete, da qua si vede immediatamente la cosa di cui vi parlavo sull'ordine di inserimento non conservato. Questa è la mappa stampata, ordinata per chiave, sostanzialmente chiediamo alla mappa dacci le tue chiavi e stampiamo tutte le coppie, ma le coppie non sono stampate nell'ordine in cui le abbiamo inserite. Vedete, c'è Nicola, Luca e Loris, mentre ne abbiamo inserito Nicola, Loris e Luca. Questo perché intrinsecamente l'algoritmo di hashing che viene usato dentro cambia l'ordine. Quindi perdiamo l'ordine di inserimento per mantenerlo linked hashmap. Facciamo una prova di contains, chiediamo alla mappa, ma tu contieni la chiave 3? Sì, la contiene, la chiave 3 è Luca e infatti ci dice true. Poi c'è una prova sul prelevamento delle chiavi, quindi questo l'abbiamo già visto, chiediamo alla mappa, dacci il tuo key set, dacci tutte le tue chiavi. E le stampiamo. Quindi al posto di stampare le coppie, 2 Nicola, 3 Luca, 14 Loris, stampa semplicemente le chiavi, 2, 3, 14. E poi facciamo la stessa cosa con i valori. Quindi il codice è identico a questo, ma al posto di chiedere alla mappa dammi il set delle chiavi, gli chiediamo dammi il set dei valori. E questi sono i metodi fondamentali da inquadrare nell'utilizzo di questa struttura dati. Vediamo un altro esempio molto interessante, secondo me per chiarire meglio tutti i discorsi fatti finora. Lo trovate nel file che si chiama Speed Test. Vediamo un attimino che cosa fa questa classe. Vedete, questa classe è un confronto fra un array list, una linked list e un hashmap in termini di velocità. Vedete, è una classe che ha qualche attributo qui all'inizio. Ha un costruttore in cui inizializza un generatore di numeri casuali e inizializza il numero di prove che verranno eseguite sostanzialmente, e poi una serie di metodi che cerchiamo di capire cosa fanno. Vedete, fill list è un metodo che riempie una lista, prende una lista come parametro e che cosa fa fill list? C'è un for da 0 ad items, quindi ripetuto n volte, aggiunge elementi casuali a questa lista. Tutti i metodi che vedremo adesso iniziano con questa linea, cioè memorizzano, questo è un metodo che ritorna il tempo corrente in nanosecondi. Quindi memorizzano il tempo corrente all'inizio, memorizzano il tempo corrente alla fine e ritornano la differenza. Quindi questo ci dà un numero in nanosecondi che rappresenta la durata dell'operazione. Così possiamo vedere chi è più veloce e chi è più lento. Questa cosa è una forma embrionale di quello che si chiama profiling, cioè verificare la velocità con cui vengono eseguite funzioni, metodi, pezzi di codice in generale. E poi c'è retrieve value from list, questo
recupera un valore da una lista. Vedete, gli prende come parametro una lista e il valore che stiamo cercando. E scorre su tutta la lista prelevando tutti gli elementi e verificando se gli elementi prelevati sono uguali a quello che gli abbiamo passato come parametro. Quindi questo cerca un elemento su una lista. E poi c'è questa funzione retrieve from list che esegue questa operazione item volte. Vedete, c'è un for che scorre da 0 ad item all'interno del quale viene chiamata la funzione che abbiamo appena detto. Semplicemente l'elemento da cercare è un numero casuale. Quindi il primo metodo riempie la lista, questo metodo cerca item volte elementi casuali sulla lista. E poi ci sono due metodi analoghi per le mappe. Quindi c'è un metodo che riempie una mappa in questo caso per il test è una mappa intero intero, e c'è un for, il solito for che ripete items volte questa operazione put. Che butta dentro coppie intero intero che hanno lo stesso valore, nn, che è dove n è un numero casuale, quindi riempie la mappa di coppie di interi in cui la chiave e il valore hanno lo stesso valore, items volte, e poi c'è recupera dalla mappa che fa un po' la stessa cosa che avevamo visto per le liste. Quindi per n volte preleva un elemento dalla mappa la cui chiave è un numero casuale. Quindi va a cercare items volte un elemento dalla mappa, preleva elementi dalla mappa. Chiaramente qui non, questa versione non ha, è diversa da quella che avevamo sulla lista, perché qui non serve cercare. Su una lista avevamo questo codice che cercava l'elemento scorrendoli tutti. Sulla mappa ovviamente la ricerca non serve perché è svolta automaticamente dalla funzionalità dell'hashmap. Che cosa fa questo codice? Setta items a un certo valore, inizializza la classe che abbiamo appena visto, speedTest, passandogli quel valore di items, e poi cosa fa? Vedete, crea un array list e la riempie. E poi recupera da quella lista items valore, quindi riempie un array list che recupera dalla lista items elementi, riempie una linked list e recupera dalla linked list tot elementi, items elementi, riempie un hash map e recupera dalla mappa tot elementi. Ognuna di queste operazioni ritorna un tempo, come abbiamo visto sopra, e il tempo viene stampato qui nella print line. Quindi possiamo vedere quanto questa operazione di riempimento e ricerca di items elementi richiede nei tre casi. Facciamo play. Sta elaborando, vedete il quadratino vuol dire sta ancora elaborando, quindi c'è qualcosa di lento. Items è settato a 3000, ecco, ha finito. Andiamo a leggere. Quanto ci vuole a inserire 3000 elementi dentro un array list? 3 millisecondi. Quanto ci vuole recuperare da un array list 3000 elementi? 36 millisecondi. Quindi questo per noi vuol dire poco e niente, prendiamolo come riferimento per confrontarlo con gli altri. Quanto serve, quanto ci si impiega a riempire una linked list? Meno di un millisecondo. Aspettate che voglio verificare una cosa, ok. Meno di un millisecondo, quindi l'inserimento, il popolare una linked list è più veloce di popolare un array list, probabilmente perché l'array list periodicamente ha bisogno di ridimensionarsi perché gli elementi non stanno più nel vettore allocato precedentemente, quindi bisogna allargare il vettore. Quanto ci vuole a recuperare a 3000 elementi da una linked list? Era questo il motivo per cui si era incartato. 8000 millisecondi. È la stessa operazione che abbiamo fatto su questa array list, è la stessa identica, però qua ha impiegato 36 millisecondi, qua ha impiegato 8000 millisecondi. Ci siamo. È una differenza di 200 volte. Sono due ordini di grandezza. Se
C'è la stessa differenza fra fare un videogioco che fa un frame al secondo e un videogioco che fa 100 frame al secondo. Queste sono scelte implementative di grande importanza, perché finché i dati sono pochi, le velocità sono limitate, le esigenze di velocità dell'utenza sono limitate, non c'è problema. In contesti in cui le performance sono fondamentali, sono differenze molto importanti. Guardiamo l'HashMap, il riempimento 2 millisecondi, quindi molto vicina alle più veloci, il tempo di retrieving 0,8. Ci siete? Differenza abissale. Con la differenza che questa è OD1, quindi se aumentassimo il numero di elementi, provate a farlo a casa, da 3.000 a 30.000, vedreste negli altri casi una progressione lineare, quindi vedreste tempi 10 volte più lunghi, ma i tempi dell'HashMap probabilmente non saliranno di 10 volte. Cresceranno un po' perché non è esattamente OD1, però molto meno di 10 volte.